Garbarini si ricandida dopo 5 anni, le diceva purtroppo l'80% delle cose fatte del programma legato soprattutto principalmente all'emergenza sanitaria. Beh, direi che 80%, 80 su 100 è tantissimo, però la voglia di realizzare il 100% nel momento in cui si scrive un programma elettorale è forte. La pandemia ha bloccato per 2 anni, che tra l'altro non ha bloccato perché abbiamo dato risorse e sostentamento anche a livello sociale sul territorio. Tante famiglie sono dovute appoggiarsi ai servizi sociali perché questa drammaticità ha creato purtroppo stop alle famiglie che non introitavano, non guadagnavano, e quindi questo è stato un obiettivo veramente capabile da portare avanti. Il 20% sicuramente lo andremo a sommare al 100 che metteremo nella nuova campagna elettorale subito il 9 di giugno. Tra le cose sul quale si è concentrato oggi, due sono i progetti principali, cioè il ribaltamento del Casale e il canale Scolmatore. Su queste due opere fondamentali che da tanti anni lavoro come assessore ai lavori pubblici, da prima nei 2 mandati da vice sindaco, ma soprattutto nell'impegno professato in questi 5 anni, è successo qualcosa di meraviglioso, che finalmente il Ministero, la Regione, Società Autostrade e ANAS hanno creduto in questa bozza che abbiamo mandato noi di studio di fattibilità, e finalmente si sono seduti tutti ad un tavolo, ci siamo seduti tutti ad un tavolo per firmare questa convenzione per il ribaltamento del Casello. Inserito anche in questo progetto ormai desiderato da tantissimi anni, che tutti noi albissolesi aspettavamo, si è inserito anche il canale Scolmatore, che detto così sembrerebbe poca roba, ma invece il canale Scolmatore che andrà a intercettare parte degli eventi alluvionali, nel senso che capacità d'acqua a Rio Basco ne ha pochissima di gestione, andremo a prendere l'acqua attraversando la collina con un canale che andrà a inserirsi all'interno del torrente San Sobbia, e questo ci permetterà di liberare fortunatamente tutte le aree oggi definite esondabili, con nessuna possibilità di riorganizzarle sul territorio sia di Superiore che sia di Capo. Infine, una sorta di appello, no? a una possibile lista alternativa, forse un'apertura alla democrazia, via. Ma io quello che mi aspetto dal bissolese, più che da candidato sindaco, perché oggi non mi devo preoccupare di quello che avverrà dall'altra parte, ma dal bissolese mi aspetto che ci sia realmente un'alternativa per dare la possibilità a chi non crede in Garbarini, a chi non crede nel suo progetto, dargli un'alternativa, perché sennò gli albissolesi veramente oggi è sempre più difficile portare le persone a votare, credere in qualcosa, ma spero che ci sia qualche compagine che dia l'alternativa Garbarini. Non penso di spaventare nessuno, e penso che questa sia un dovere che hanno le altre sensibilità, e quindi non si parla di politica ma si parla di amministrazione, che abbiano la stessa sensibilità che ho adottato io e responsabilità nel proseguire a candidarmi sindaco. Da ottobre ad oggi non sono stati mesi facili né per lei né per l'assessore Brizzo, ne ha fatto riferimento prima, però si dimostra tranquillo. No, io sono estremamente tranquillo, credo molto nella magistratura, perché oggi bisogna credere in chi può giudicare. Sono tranquillo perché sono sicuro di non aver fatto nulla, né io né l'assessore Brizzo. Siamo entrati all'interno di questa indagine che sicuramente si concluderà positivamente per tutti quanti.